Sono Suor Teresa, sono suora di carità, suora di Maria Bambina. Io sono qui da 8 anni in questa comunità chiamata La Grangia di Monlouet. All'inizio, quando i ragazzi arrivano, ci accorgiamo che veramente sono anche impauriti, anche insicuri di loro. Perché hanno anche dei sospetti, perché hanno anche paura di essere ancora traditi da qualcuno. Ogni giorno si vede come loro fanno veramente anche un cammino, anche interiore. I ragazzi cominciano ad aprirsi e cominciano a parlare della loro storia. E non hanno avuto niente da piccolini, hanno cominciato ad avere in mano il fucile e oltretutto ad avere visto uccidere le loro famiglie, i loro fratelli, sorelle, proprio le famiglie intere. E qualcuno, anche partendo, attraversando il mare, hanno più trovato neanche i loro bambini piccoli. Vedendo, poi vengono davvero veramente da paesi di guerra tra di loro, vedendo come vivono loro qui, come amici, come fratelli, anzi, il fatto che mangiamo insieme la sera la cena, noi e loro insieme tra di loro, veramente a me personalmente fa pensare che, non so se dico forse troppo, la pace è possibile anche tra diverse religioni, tra diverse nazioni, perché qua la bellezza anche di questa casa, che dopo che hanno loro fatto questa esperienza di aiuto, di accoglienza, a loro volta imparano e aiutano o i loro connazionali o anche gente che trovano. Qualcuno ha fatto anche un canto dicendo: questa è la mia casa. Cercate di accoglierli, per questi ragazzi, non giudicarli tutti questi ragazzi, che sono dei ragazzi che quando arrivano qui che vi rubano il lavoro, che vi portano via la casa, che vi portano via tutto. No, hanno bisogno veramente di costruire anche loro una loro famiglia. Quindi vi faccio proprio un appello, veramente date un aiuto in particolare, anche attraverso l'8 per 1000, aiutate queste persone. Perché si possa dare un aiuto di costruire anche loro un futuro veramente sereno e felice.